coraggio, persevera nel Signore. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Oggi vi leggo e commento il Vangelo da questo bellissimo sacro monte di Domodossola. Siamo a circa un'ora e mezzo dalla nostra parrocchia di Strona e in questi giorni siamo qui insieme ai responsabili della Coinonia Giovanni Battista. Leggiamo Matteo 10, 16, 23. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: «Ecco, io vi mando come pecore in mezzo a lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti, non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità io vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il Figlio dell'uomo. Amen». Carissimi amici, continuiamo il capitolo decimo di Matteo. Siamo nel secondo grande discorso, quello missionario, che è successivo al discorso sulla montagna. Gesù sta mandando i propri discepoli ad annunciare la buona notizia. Ma c'è una grande difficoltà, la persecuzione. Infatti il contesto in cui Matteo scrive è proprio quello dei missionari itineranti, attorno all'85 d.C., quando i primi cristiani che annunciano il Vangelo hanno delle difficoltà sia da parte della religione di Stato romana, sia da parte dei giudei che non hanno accolto il Cristo. Ecco che quindi Matteo cerca di incoraggiare i discepoli. Li incoraggia dicendo da parte di Gesù: «Ecco, io vi mando come pecore in mezzo a lupi». Il cristiano è una pecora. Il cristiano è paragonato a una pecora in quanto ha una semplicità come le colombe. Porta un annuncio gioioso, semplice, sereno, ma forte. Quell'annuncio che può cambiare la vita. Ma non è un lupo. Il lupo è il diavolo. Il lupo sono tutti coloro che vengono per allontanare il Vangelo, per far tacere coloro che annunciano Gesù. Ecco perché oggi il Signore attraverso questo Vangelo vuole donare la prudenza a tutti noi. Quella prudenza, come ha detto alla fine, quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. Il Signore dice: andate da chi vi accoglie. E se non vi accolgono, andate da un'altra parte, ma continuate, perseverate, perché poi, anche se vi consegneranno nelle mani di coloro che vi vogliono perseguitare e fare del male, io sono con voi, lo Spirito del Padre è con noi, entra nel nostro cuore, ci dà un nuovo zelo, un nuovo entusiasmo per la sua parola. Oggi quindi, insieme, lasciamoci incoraggiare da questo Vangelo, perseveriamo e non lasciamoci scoraggiare dalle difficoltà di casa nostra, come abbiamo ascoltato, nei luoghi dove siamo, nei paesi, a volte anche dai cristiani stessi contro di noi o da coloro che non credono in Dio. Andiamo avanti, portiamo Gesù, portiamo la nostra testimonianza e il Signore è con noi. Gesù, grazie per questo giorno, perché tu mi insegni ad andare avanti, mi insegni ad essere un tuo discepolo che non teme, che non si preoccupa di tutto ciò che mi può accadere quando ti annuncio.
Signore Gesù, invoco il tuo Spirito Santo perché entri nel mio cuore, nella mia vita e guidi le mie labbra per annunciare con franchezza la tua parola. Donami il coraggio, il tuo coraggio, Signore, e allontana da me la paura dei lupi, perché io possa essere come una pecora, una persona gioiosa che attira gli altri e li porta a te, che sei il vero pastore nostro. A te l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, ricevete lo slogan di oggi. Coraggio, persevera nel Signore. Non arrendiamoci di fronte alle difficoltà, ma andiamo sempre avanti. E vi ricordo due appuntamenti estivi per accogliere la parola di Dio nelle nostre ferie, vacanze, in questo tempo, la serata biblica in vacanza con la Bibbia e la giornata di relax domenica 4 agosto. Per entrambi gli appuntamenti vi potete iscrivere sul nostro sito web. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani, ciao!